Oggi sono con Antonio De Gennaro, parleremo del suo libro Partenopei contro Napoletani. E tu questo libro lo troviamo su Amazon, giusto? Su Amazon è ordinabile in tutte le librerie italiane. Ok, perfetto. Allora, tu nel libro spieghi come è nata questa idea, dicendo che insomma per un periodo della tua vita, all'incirca per un anno e mezzo, hai vissuto a Firenze e le serate insieme al tuo amico le trascorravate parlando anche di questo, no? Dell'essere napoletano, e lì è nato il germoglio proprio per questo libro, è così? Sì, andiamo un po' indietro negli anni, siamo intorno al 2006-2007 e l'idea è nata in cui quelle sere nei dialoghi con questo mio amico, ci ponevamo domande, come mai una città così contraddittoria, no? Luci ed ombre, dia i natali ad un unico popolo. È possibile che in una città del genere ci sia viva un unico popolo con delle caratteristiche ben precise? Perché in realtà, viaggiando e vivendo quel periodo fuori, ci eravamo accorti che il napoletano è sempre preceduto da una fama un po' non negativa. Esatto, negativa, è sempre associato a delle caratteristiche come l'inciviltà, la furbizia, diciamo che il mio amico era un po' più arrabbiato, infatti il libro doveva essere qualcosa di diverso da adesso. È nato in quel periodo della crisi dei rifiuti a Napoli del 2007. Lui era molto arrabbiato ed era partito con un libro quasi d'inchiesta, l'avevamo corredato con tante immagini scattate a Napoli durante quel periodo. Io però sentivo che non era il libro che volevo scrivere, perché era un libro tra virgolette negativo e che avallava un po' quello che pensano gli altri dei napoletani. Invece io poi, viaggiando, vivendo lontano da Napoli, ho cominciato ad apprezzare molto di più Napoli e alcuni aspetti della napoletanità positiva, quello ad esempio dell'umanità, dell'ospitalità nostra. E tu nel libro in pratica fai incontrare i napoletani a Dio proprio in paradiso, però loro trovano il cancello chiuso e Dio gli spiega poi, tra dialoghi surreali e divertentissimi, il motivo per cui loro non possono entrare, no? Sì, siamo nel giorno del giudizio universale e appunto i napoletani trovano i cancelli del paradiso sbarrati. Però poi, mentre Dio sta dando spiegazioni, sta spiegando proprio le motivazioni per cui i napoletani non sono ammessi in paradiso, alle spalle di Dio i napoletani vedono passare quattro famosissimi personaggi, artisti. Io di questi infatti ti volevo chiedere, famosi per il teatro, per la musica, chi sono e perché l'hai scelti? Sì, Edoardo, Totò, Pino Daniele e Massimo Troisi, perché sono personaggi a cui sono particolarmente legato, ma e che rispetto a tanti altri hanno fotografato bene quella che è l'essenza vera della napoletanità in tutti i suoi aspetti. E quindi a quel punto poi i napoletani dicono: ma ci è detto che siamo destinati all'inferno, però ci sono dei napoletani in paradiso. E Dio a questo punto dice: questo è il più grande equivoco della storia dell'umanità, loro non sono napoletani ma sono partenopei. E da qui poi racconta una storia che è surreale, ma è una storia in realtà poi plausibile, esatto, per certi aspetti. È vero che c'è molto umore, è divertentissimo, però in fin dei conti è un mini saggio, si percepisce dalla ricerca che tu hai fatto, e ci sono delle citazioni che tu fai di Goethe, di Freud, giusto per citarne alcune. E in questo tuo lavoro di ricerca, nel bene e nel male, cosa ne hai trovato, qualcuna che ti ha particolarmente colpito? In realtà tutte quelle che sono inserite nel libro, per un motivo o per un altro, mi hanno colpito. È vero che il libro è un saggio ironico, però poi affronta dei temi importanti, dei temi sociali, e c'è una bibliografia molto, molto corposa, si fa riferimento ad oltre 60 testi letti. Se dovessi citarne una di definizione, diciamo che andrei in difficoltà, perché davvero, davvero mi hanno colpito, e anzi sono state selezionate accuratamente, anche queste erano molto, molte di più.
Comunque, sebbene sia molto ironico, io veramente ho riso tantissimo, la tua intenzione è quella, insomma, si percepisce che è assolutamente positiva nello scrivere questo libro, per cui fa anche riflettere. Cosa diresti a un lettore che si approccia a leggerlo? Che ha tra le mani un libro molto delicato, che mi è costato tanta fatica, e di essere, se si tratta di un lettore napoletano, di non farsi prendere da quell'orgoglio e dire di no, ma perché di non essere prevenuti e di guardare con obiettività, perché in realtà poi in fin dei conti, come hai detto tu, è un libro positivo, invita a prendere consapevolezza, coscienza di quello che non va nella nostra città, nel nostro popolo, ma questo deve essere soltanto uno spunto per spingerci a migliorare, perché abbiamo tantissime cose belle. Anzi, l'obiettivo del libro era proprio, io ho usato anche io l'accezione negativa di napoletano proprio per far vedere l'altra faccia della medaglia, dire sì, vabbè, è vero, c'è questo, ma c'è anche tutto quest'altro, perché non parliamo mai di tutto quello che di bello c'è qui? Quindi deve essere una spinta, una motivazione a migliorarsi, assolutamente. Quindi grazie Antonio per il tuo tempo, per questa chiacchierata. Ricordiamo Partenopei contro Napoletani e alla prossima.